Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi, a grande richiesta, vi porto il wrap up dell'estate 2017, quindi tutti i libri che ho letto dal 21 giugno al 21 settembre. Proprio per pignoleria e per precisione, ho lasciato fuori da questo video tutti i libri letti sì a giugno ma prima del 21 e sì a settembre ma dopo il 21, che tra l'altro sono giorni che ancora devono arrivare, per cui io direi di iniziare dai libri che mi ero ripromessa di leggere nel video della Summer TBR, che vi lascio qui, ma comunque vi proporrò gli spezzoni per fare proprio il confronto tra il momento in cui mi ero ripromessa di leggerlo e il momento della gloria e della vittoria, in cui vi posso annunciare che sì, effettivamente ce l'ho fatta e l'ho letto. I libri che vi mostrerò adesso sono solo un riepilogo, perché vi ho già parlato bene di ognuno di loro nei vari wrap up che ho pubblicato a luglio e agosto. Qui sotto nell'info box vi lascio quindi i link dei vari video, mi sembra che siano due o tre, in cui vi parlo appunto approfonditamente, vi recensisco tutti questi libri che adesso vi mostro. Inoltre ci sarà un piccolo spoiler delle letture di settembre, in quanto non ho ancora fatto il wrap up di settembre, ma va bene così, vi farò solamente vedere i titoli e poi ve ne parlerò meglio appunto nel prossimo wrap up. Il primo libro di questa estate 2017 dal 21 giugno che ho letto è stato Regina Rossa. Però dal segnalibro potete dedurre che forse ce la facciamo. Sì, ce l'ho fatta, l'ho letto, ve lo mostro, eccolo qua. Vi ho fatto sia la recensione singola che una recensione più breve in uno dei wrap up che trovate sotto nell'info box, e quindi non vi dirò di più, vi ho già detto tutto. È comunque un libro che mi è piaciuto. Il secondo è invece stato Dulcis in Fundo per il reparto fantascienza K-Pax, ed eccolo qui, anche questo letto, terminato. Non voglio anticiparvi niente perché questo è un libro che ho letto a settembre, per cui voglio farvi il wrap up di settembre, quindi ve ne parlerò meglio. Per ora vi dico solamente che è un altro libro della mia Summer TBR che sono riuscita a leggere. Poi sto parlando di Central Park di Musso. Eccolo qui il thriller Central Park, la mia prima lettura di un titolo di Musso, perché non avevo mai letto nulla di lui, e anche questo è un libro letto a settembre, quindi stay tuned perché ve ne parlerò nel prossimo wrap up. E infine I Ponti di Madison County, ovvero una storia d'amore che mi ispira tantissimo. Ho il DVD, mi ha fatto piangere, mi è piaciuto tanto. Ed eccolo qui, I Ponti di Madison County, un libro bellissimo di cui vi ho già parlato. Trovate sempre la recensione nei wrap up che vi lascio qui sotto in info box. Quindi è stato veramente un libro bellissimo. Vi consiglio di leggerlo e vi consiglio anche il film di e con Clint Eastwood, perché è molto molto fedele. Ci sono sicuramente delle parti che qui sono presenti e non ci sono nel film e viceversa, però tutta l'atmosfera del libro è stata ricreata secondo me alla perfezione. Quindi sono due interpretazioni di questa storia, il libro e il film, che io vi consiglio assolutamente in combo. E per quanto riguarda la Summer TBR finisce qui, perché in quel video ci sono stati altri libri che io mi ero ripromessa di leggere, che vi avevo mostrato, ma che poi non ho letto, quindi in realtà non ve li cito perché appunto sono rimasti lì fra le ipotesi e le proposte di lettura. Però se siete curiosi di sapere quali erano, vi rimando comunque alla visione di quel video. Ci sono invece stati altri titoli che ho letto che non erano presenti nella mia Summer TBR e che vi mostro adesso. Sono sempre libri che vi ho già recensito e tutto, e in più ci sono anche due arenati, quindi due libri che ho iniziato e abbandonato e che vi mostrerò per ultimi.
Tra i libri che non mi ero ripromessa, ma che invece ho letto, c'è stato Quando la moglie è in vacanza di George Axelrod, ovvero la sceneggiatura dello spettacolo teatrale da cui poi è stato tratto il celebre film Quando la moglie è in vacanza con Marilyn Monroe, caratterizzato dalla famosissima scena della gonna che è presente sulla copertina sia sul davanti che sul retro. Rimando al wrap up per la recensione, però vi posso dire che è veramente un testo deliziosissimo che fa proprio immergere nell'estate, perché è ambientato proprio in una caldissima estate newyorkese. Ho poi letto per un gruppo di lettura L'età di Lulu di Almudena Grandes, un libro molto particolare ed intenso, scritto come un flusso di coscienza. La protagonista Lulu parla in prima persona, quindi rievoca un po' quella che è tutta la sua vita dalla prima adolescenza in poi, e tutto è caratterizzato dal suo rapporto di tira e molla con Pablo, un uomo che la tiene sempre sotto scacco, anche proprio mentale, nonostante poi a un certo punto della sua vita Lulu decida di fare a meno di lui. C'è stato poi un salto di genere con Lo straordinario viaggio di Edward Tulane, non ve li sto mostrando in ordine di lettura, ve li sto mostrando random, cioè libri estate. Non ho fatto la distinzione tra luglio e agosto, perché già ho fatto la distinzione tra Summer TBR e libri letti fuori dalla Summer TBR, e comunque il neurone non si poteva scindere. Edward Tulane è una storia molto dolce, molto delicata, secondo me perfetta anche per gli adulti, anzi secondo me consigliata per un pubblico un po' più grande rispetto all'età infantile, perché ci sono delle scene abbastanza tristi, come vi ho detto anche nel wrap up. Altro thriller dopo Central Park, questo in realtà l'ho letto prima di Central Park, perché Central Park l'ho letto a settembre, e si tratta della vita perfetta di René Knight. Una storia anche questa perfetta per l'estate, perché è ambientata in estate, proprio come Quando la moglie è in vacanza oppure I ponti di Madison County. A me piace moltissimo quando in un libro c'è la stessa stagione in corso di quella reale del lettore, perché è come se in quel momento da una parte qualunque del mondo si stesse veramente verificando quella storia narrata nel libro. E anche qui nella vita perfetta ho avuto questa sensazione, perché la storia è proprio ambientata in estate in una località di vacanza, e la protagonista è una donna che rievoca appunto un'estate drammatica della sua vita. C'è stato poi il classicone che vi ho recensito nel wrap up di agosto, e sto parlando di Dracula di Bram Stoker. È stata una lettura che mi ha coinvolto tanto per certi versi e annoiato, appesantito per altri. Quindi se volete saperne di più e volete darmi la vostra opinione se lo avete letto, vi rimando al wrap up di agosto e fatemi sapere se appunto voi lo avete letto e che cosa ne pensate voi. La lettura affettiva ed emotiva di ogni stagione che non manca mai, ovvero la lettura di L'estate dei sette mari della collana Elementare Papero, scritta da Bianca Pizzorno per Walt Disney. È mia intenzione, ormai non è più un segreto, leggere il libro della stagione corrispondente proprio durante la stagione in corso. Quindi d'estate ho letto questo, adesso che arriva l'autunno leggerò il volume autunno, e così via per tutti e i volumi. Saltando di palo in frasca in maniera completamente onnivora, è stata poi la volta del Condominio di Ballard, ovvero un fantascientifico distopico con delle punte di surrealismo e di ironia. Ma chi vi dà i generi così precisi come la pin-up? Il Condominio è uno dei libri che rientra fra i miei generi preferiti, ovvero i fantascientifici distopici, perché credo che gli scrittori siano davvero molto lungimiranti, e tanti di loro hanno davvero anticipato i tempi, sono riusciti a predire il futuro per davvero, cioè cose scritte magari negli anni 60 o 70 si sono poi realmente concretizzate negli anni 2000. Quindi è sempre bello per me leggere questi libri di fantascienza, che a volte danno uno sguardo sul futuro che non è nemmeno tanto distante dalla realtà.
La scoperta poi dell'estate è stata Alan Bennett, un autore maestro del teatro contemporaneo inglese e del quale ho letto La sovrana lettrice. È un libro che mi sono regalata per il mio onomastico, che è stato il 26 agosto, e che ho letto tutto il pomeriggio del 27 fino a sera. È un libricino che ho veramente adorato e che vi straconsiglio perché è molto divertente, ma che vi permette di fare anche delle riflessioni sul mondo del lettore, cioè sui compromessi che chi ama leggere deve fare necessariamente con la vita reale. È secondo me anche un libro jolly perfetto per quando avete il blocco del lettore, perché è una scrittura estremamente scorrevole, molto divertente, simpatica, ricca di humor inglese, perché è un libricino piccolo che non arriva a 100 pagine, proprio appena sotto le 100 pagine, e poi perché la passione per la lettura della regina Elisabetta vi contagerà, e quindi se voi in quel momento avete un blocco, sicuramente la passione, l'amore per i libri della regina Elisabetta vi sbloccherà e vi aiuterà a riprendere a leggere. Veniamo adesso ai due arenati, cioè i libri che ho iniziato e che poi ho abbandonato. Non voglio lasciarli del tutto, però ecco, si sono un attimino messi in secca questi due titoli. Il primo è Viaggiare in giallo, di una serie di autori che si sono cimentati nel raccontare una breve storia gialla che è stata appunto inserita in questa raccolta di Sellerio. Io adoro i gialli, adoro i thriller, però i racconti gialli non mi hanno coinvolta, forse perché nello spazio di poche pagine non è possibile rimanere così coinvolti in un'indagine, e sia perché questi racconti in particolare non sono delle indagini da risolvere. Salvo il primo, tutti gli altri sono dei racconti già finiti, quindi non c'è da risolvere niente, noi seguiamo a posteriori le vicende dei personaggi. Sono andata avanti per un po', ho lasciato anche dei post-it, però quando ho letto un racconto di poche pagine e l'ho chiuso dicendo non ho capito niente, ho capito che non era proprio il caso di continuare, cioè quando io lo aprivo andavo proprio da un'altra parte con la testa, cominciavo a distrarmi, non ero coinvolta, e quindi dopo quell'esploit di aver chiuso un titolo e aver detto non ho capito, ho detto va bene, forse è il caso che lo lascio da parte. E il secondo arenato per eccellenza è Moby Dick di Melville. Mi dispiace un sacco perché in realtà io sono arrivata quasi a metà di questo libro e l'ho letto davvero in pochi giorni, quindi in realtà non stava andando male la lettura, perché in 4-5 giorni io sono arrivata a metà, e calcolate che la scrittura di questa edizione è veramente mini, cioè proprio scritto piccino piccino, infatti è uno dei libri con meno pagine di tutte le edizioni presenti sul mercato. In genere un libro di Moby Dick va sulle 700-800 pagine, mentre questo è di 590, proprio perché è scritto piccolo. Questa è l'edizione Adelphi, tradotta da Cesare Pavese, ed è una traduzione abbastanza difficile perché Pavese usa dei termini aulici, usa comunque una terminologia molto raffinata che da una parte veramente ti fa sognare nelle parti liriche di questo libro, però bisogna veramente essere concentrati e volenterosi di leggerlo. E questo è stato il mio wrap up dell'estate 2017. Vediamo se riesco a farvi vedere tutti i libri. Ok, vi ho incluso anche i due arenati. E questo è l'insieme di tutti i libri letti nell'estate del 2017. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questi titoli, se li avete letti, che cosa avete letto voi dal 21 giugno al 21 settembre. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella se non l'avete ancora fatto, e lasciare un like a questo video se vi è piaciuto, se vi ha tenuto compagnia e se vi ha dato qualche spunto di lettura. Vi invito anche su tutti i miei social che trovate qui sotto nell'info box, seguiamoci su Facebook e su Instagram. Vi ringrazio tantissimo per avermi seguita anche in questo video, vi mando un bacione e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!